facciamo una ricetta dal mio nuovo libro. Ho scelto i brownies americani. Sono dei dolcetti di forma rettangolare, una torta che si taglia a rettangolini o quadratini, ricchissimi di burro e cioccolato. Nella mia ricetta non ho messo il burro e ho scelto un cioccolato extra fondente al 70% cacao. Ho scelto dello zucchero di canna integrale, del latte vegetale che può essere di soia o di mandorle e della farina di riso integrale, in modo da rendere questo dolce adatto a tutti, agli intolleranti al latte, agli intolleranti alle uova e agli intolleranti al glutine. E poi ho scelto della frutta fresca e basta, possiamo cominciare. La ricetta prevede 200 g di cioccolato extra fondente al 70% cacao, 60 g di zucchero di canna, 150 g di farina di riso integrale, 150 g di latte vegetale, questo è latte di mandorle, un pizzico di sale e qualche lampone per decorare. Cominciamo sciogliendo il cioccolato fondente. Una volta sciolto il cioccolato fondente, dobbiamo mescolarlo allo zucchero di canna. Mescoliamo bene, mettiamo il pizzico di sale, un pizzichino sufficiente. Mescoliamo in modo che si uniscano, aggiungiamo il latte vegetale, piano piano dovrebbero unirsi i due composti. E come ultimo ingrediente mettiamo la farina. Non serve setacciarla, è una ricetta semplice, pratica, che si fa in pochissimo tempo. Si mescolano tutti gli ingredienti assieme, non c'è lievito, non serve perché questo dolce ha la caratteristica di essere bello compatto e cioccolatoso, perciò non occorre aggiungere altro. Si raggiunge un composto omogeneo con pochissimi grumi, anche liscio e cremoso, si può travasare in una teglia foderata. Io ne ho usata una piuttosto piccolina, rettangolare, anche una rotonda può andare bene. Se desiderate un dolce più grande, sarà sufficiente raddoppiare, triplicare le dosi. Stendiamo bene il composto in modo da livellarlo. Dopo decoriamo con i lamponi. Io ne metto pochi perché così ogni quadratino avrà un lampone. Se volete, potete metterli anche all'interno dell'impasto. Ecco fatto, il dolce è pronto. Ora andiamo ad infornarlo. Inforniamo, forno a 180 gradi per 30 minuti. Ecco, il dolce è pronto. L'abbiamo sformato, abbiamo tolto la carta da forno, l'abbiamo lasciato raffreddare 10 minuti ed ora è il momento di tagliarlo. Io lo taglio a quadratini, ogni quadratino ha il suo lampone. Beh, che dire, il dolce è finito, me ne mangio un pezzetto. Buonissimo. Ciao a tutti.